Ed eccoci qui ragazzi, in questo nuovo episodio di questa serie di Factorio. Ho fatto passare deliberatamente un po' di tempo perché stavo cercando di avviare la produzione di motori rossi e di processori perché voglio costruirmi l'esoscheletro, cosa che non ho mai provato. Adesso voglio vedere come cacchio posso. Aia. Vorrei andare su perché nel frattempo mi hanno attaccato lassù. Aia. E mi sono anche accorto perché per qualche motivo strano non avevo i robot con me. Come faccio ad andare su? Forse è il caso di fare il giro intorno alla base, dai. Proviamo a fare il giro intorno alla base. Forza. Andiamo ragazzi. Vorrei attaccare un po' su perché adesso mi attaccano sempre su. Giù, a quanto pare i danni glieli abbiamo fatti. Quindi ok, ci siamo. Questo è il giro. Qui c'era un'altra miniera di ferro. Ce la siamo andati a prendere in colonia. Poi alla fine non era tutto molto lontano. Ecco qua. Quindi mettiamo un po' a posto qua i danni che ci hanno fatto. Boom! Andato. Ok, mi serve un radar. Come si costruisce il radar? Dove sta il radar? Radar. 3000 cose adesso. È una cosa militare il radar? Sì, ok, ne facciamo uno. Fatto me lo dovrebbe andare a riposizionare. Grazie ragazzi. Ok, andiamo lì. Aia. Così però faccio più danni io. Che altro? Grazie. Ho caramato, passa nello stretto, qua è un macello. Aia, fai. Qui da questa rimettila a posto, grazie. Vai amico. Ok, qui praticamente mi sono entrati in questa base, quindi mi hanno fatto un po' di danni. Adesso abbiamo ripristinato il ferro, così. Ok, piano. Qui le ho rimesse io a mano quelle che mancavano. Adesso si è ripristinato il tutto. Ok, andiamo a fare la festa. Ah, qui cos'era? Una torretta. Ah, ecco perché possono entrare. Praticamente. Si è aperto un varco qui. Ok, andiamo a ricaricare pure queste torrette che stavano qui. Ah, lì proprio una non c'è più. Ok, andiamo pure a nord. Che è da lì che mi sa che arrivano. Andiamo ragazzi, andiamo a fare la festa a questi signori. Se non ci provano più. Questi qua nel deserto. Ah, io non sto facendo ricerche. Vediamo un po'. Adesso posso fare le ricerche. Silo per razzi, non disponibile. Ha bisogno di varie cose. Ok, velocità di fuoco dei missili. Non disponibile, ha bisogno di questo. Non disponibile, ha bisogno di questo. Altro che 1000 pezzi, ci vuole una vita. Wow. Quindi, ok, andiamo avanti. Sa che alla fine questa è una serie che dovremo per forza di cose interrompere prima di. Quelli vanno, eh? Quelli hanno deciso che attaccano. Grazie. Quelli tornano. fermi! Smettete di rompere le scatole. Bastardi inside. Ok, cambiamo arma. Wow, verme grande a dir poco. Vai giù. Mamma mia, le torrette sono diventate una cosa allucinante. Cioè io mi diverto con quell'arma, ma. Ah, torretta, guardate. Non riescono manco a capire da dove arrivano i proiettili.
Forse dovrei anche ricostruire qualche torretta perché piano piano me le hanno distrutte. A momenti mi buttavo tutto il carro armato. Il tank 87. Vedete, vanno avanti le ricerche nuove. Pensavo veramente bastassero 1100 ampolle viola. Invece no, bisogna sbloccare un bel po' di roba. Quindi pensavo che ormai stessimo più vicini all'obiettivo, muori bastardo. Era Rambo quello. Magari le caricassi le torrette, non sarebbe una cattivissima idea. Vai, vedete, così piano piano avanti. Avanziamo con passo calmo ma deciso. Non ce n'è, ragazzi. Scappi. Fai. Posa. Troppo lontano. Mi dispiace, ragazzi, ho fatto la bua. Se possiamo andare avanti. Vabbè, quello dai, lo attacchiamo così. È un nido solo. Muori. Pezzo di nulla. Ok, andiamo avanti. Ripigliamoci pure i nostri. Oh, abbiamo ancora 35 proiettili. Non so con le. Ah, qui ne tengo un bel po'. Ahia. Rischiosa sempre sta manovra. Ok. Sono ancora qui. Preso tutto? Preso tutto. Ok, dove andiamo? Andiamo a liberare quel pezzo vicino alla stazione. Anche qua sotto però ci sono un paio. A questo punto facciamo giusto così qualche proiettile. Ah, poi io ho ancora questi caricati bene. È notte, effetto notte. Dove stanno? Mai, non mi fate più paura. Siete quattro gatti. Arrivo, arrivo col carro armatino, piano piano. Eccoci qua, arriviamo. Per la serie è un attimo farvi la festa. Peccato che non le posso recuperare dal carro armato, altrimenti sarei veramente overpowered. A livello di carburante come va? Dovrei prendermi un po' di carbone perché rischio di rimanere nel deserto e di farmela a piedi. Fortunatamente che il carro armato si può smontare e mettere in tasca. Da qualche parte stanno attaccando. Due torrette stanno attaccando il nemico. Vabbè, fin quando è così. Ah, qui ci sono pure un po' di vermi. Andiamo avanti. Giù. Ciao. Perfetto. Abbiamo liberato anche qui. Continuano ad attaccarci. Sti bastardi. Non so più da dove arrivino perché più o meno l'ho liberata la zona nelle vicinanze della base. Vediamo un po' sulla mappa.
Ah, sono rinati qui, praticamente. Quindi potrei andare ad attaccare pure sotto. Quindi adesso è da sotto e vengono di nuovo. Ok. Quanto materiale ho? 200, ammazza, vai. Vediamo, eh. Comunque la prima tecnologia aliena è pronta. Quasi. Velocità di fuoco dei missili. Qui c'è tanto petrolio. Va lentissimo. Non so perché ci volevano tante ampolle. O c'è qualcosa che non va. Ok, metti giù. Comunque dovrò rimettere una la produzione di torrette perché le sto finendo. Andare giù. Tutti giù. Passiamo sopra la roccia. Ok. Ormai semplicemente non ci possono resistere. Così. Fa un brodo di qua. Ok. Un bel giro. Io poi nella mia mitraglietta, quella base, sto ancora con le munizioni primo tipo. Vabbè, tanto alla fine non scenderò più dal carro armato a meno che non mi seccano, praticamente. Ok. Andiamo a bordo. Quanti? Ho 55 proiettili ancora, sono stracarico. Qui sotto c'è un'altra base interessante. Comunque i radar avrei dovuto metterne un po' di più perché ovviamente non mi hanno scoperto una ceppa. Finita la prima ricerca. Ok, quindi tornando a noi, mi serve questo. Devo sbloccare questo, 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 questo. 250 ampolle. Poi dopo andiamo a vedere perché va così lento. Se c'è effettivamente qualcosa che si può migliorare, o effettivamente è così e basta. Vai. Oh, cambia arma, grazie. Ok, mettiamo torretto per terra, che facciamo sicuramente prima. Cioè, le torrette ormai sono diventate possentissime. Ah, ci posso proprio camminare dentro. Che ci avevo pensato io? Morite. Riparatemi un attimo, grazie. Ancora no? Ancora pronto? Prontissimo, andiamo. Così, vediamo un po', camminiamoci, tipo, buttiamoli sotto. Ok, usiamo un po' questi robottini. La difesa. Vediamo, questa è un'altra tattica, vediamo così. Poi è un attimino più efficace, a quanto pare. Quelli però non li devo sprecare perché dopo un po' esplodono purtroppo. C'è niente da recuperare. Gli succede qualcosina. Torniamo un attimo indietro. Eccoci qua. Fermo. Dai, robot, come mi girano attorno. Questi nel caso non ci attacchino, almeno mi difendono. Recuperiamo le torrette.
Quindi quest'altra tattica, non ci avevo pensato di far così. 39, ne ho lasciato comunque qualcuno indietro da qualche parte, buio pesto, non so dove le ho lasciate o le ho perse, semplicemente me le hanno distrutte, chi lo sa? Io non ne vedo. Aia, attenzione lì, eh. Non lo so, non ne vedo più. Ok, vediamo pure. Così, qualcuno, seguitemi. Andiamo, Geronimo! Così vi voglio. Prenditi questo, grazie. Potrebbe essere rischioso una colonia grossa fare un attacco del genere. Comunque, vediamo un po' come funziona, dai. Io non so se è finito il tempo e sto andando avanti ad libitum. No, non è finito il tempo. Questa parte è divertente, però insomma fare ore e ore questo potrebbe essere un attimino tedioso. Sa che conviene buttare questi. Eccolo! Così, boom! Di quelli sparano e col carro armato ci passo su. Grande tecnica. Si fa molto prima. Molto più semplice e comodo. Fatemi la grazia di ripararmi. Andiamo avanti. Come sto? 365, dai. Puntato. Investo il verme. Ok, un attimo così, eh. Facciamo 70, 5 palline mi hanno dato. Guardate che colonia qui sotto. Qua può essere rischioso un approccio del genere. Effettivamente. Via. Aiutatemi. Ok, riparatemi un attimo. Ok. Forse qua dobbiamo fare una cosa alla vecchia maniera perché è un casino. Mi riparate? Ok, mettiamone quanto più ne possiamo in giro. Qui è un bagno di sangue. Scappa. È più divertente così, però effettivamente ce ne sono troppi. Quanti cavolo ne avevo queste palline? Pensavo un centinaio, invece ne ho tantissime. Ok, e allora andiamo. Che ci prendiamo? I vermi sono quelli perché ci fanno più danni. Ok, buttate giù quelli. Ok, prese le palle. Sparate sti bastardi. Ce la farò a prendere quel materiale alieno, sì. Ok, sono proprio diventato Rambo praticamente. Ok, andiamo, andiamo. Attacchiamo. Ok, facciamoci riparare un attimo. Mi sa che queste sono i robot. No, ne tengo ancora parecchi, dai. Allora andiamo, andiamo. Attacchiamo quest'altra colonia, vediamo un po' di non morire. Questa tecnica è fighissima. Però adesso sto rischiando. Coprimi, coprimi. Coprimi, coprimi. Tocca fare tipo un assalto, allontanarsi. Vediamo i robottini se arrivano. Ho perso pure qualche robottino, mi sa. Quindi si danneggiano loro e non si riparano tra loro? Sì, boh, chi lo sa. Ho finito le balle. E mo so cazzi.
facciamo un altro assalto. Buttiamo giù il verme, che è sempre quello che ci fa più danni di tutti. Buttiamo giù questo. Ok, l'abbiamo buttata giù sta base. Io direi di... Wow, guardate là sotto che cacchio c'è. Io direi che è il caso di tornare però in base. Ecco le torrette dove stavano. Ce la faremo a prendere questi? Ok, io tornerei in base, che potrebbe essere ormai rischioso avventurarsi più di tanto. La base è lì. Andiamo su. Come va col carbone? Va bene, dai. 508, dai, 500 pezzi. Quindi torniamo in base. Casino, tornare in base. La velocità è la stessa, vedi? Morite. Bastardi. Ok, andiamocene. Ho finito i cosi di manutenzione. Che ho finito il carbone. Ah, non si autoalimenta prendendolo da... Ok. Meno male che ne avevo un po' di riserva, se no qua ero rimasto a piedi. Qui siamo arrivati, qua sotto ci attaccano. Ok. Fermo. Allora, devo fare un po' di queste. Mi servono le piastre. Giusto? No, mi servono i circuiti verdi. Ok, prendiamoci un po' di circuiti verdi. Dov'è che li trovo? Li trovo qua. Fermo, eh? Wow. Sono così veloci a rubarseli. Mi servono comunque le ruote dentate. Le dentate qui. Ok. Perfetto. Boom. 100. Grazie. Facciamo tipo 200 se ci sono. I proiettili ci sono. Questi devo prendere. Ma 85 me ne ha fatti. Mi hai creato... No, non mi hai creato un cavolo. Giusto adesso praticamente stavi finendo. O forse... Ah no, i motori forse quelli che hanno creato me l'ha portati. Allora, volevo fare l'esoscheletro, dicevo, che è questo. Armatura botonale base, io ancora non l'ho cercato quello. L'esoscheletro, no, 30 motori rossi purtroppo. Adesso, quando questo è finito, vediamo che succede. Che ho messo una cassa qui, ma non ne ha messo nemmeno uno dentro. Però, adesso questi sono finiti. No, continua. So fino a quando... Facciamo così. Giriamo questo, così mi fa un po' di questi nel frattempo. E... Perché non andate a sistemarmi questo? Perché adesso dovrei averceli. Devo mettere nel menu? Perché non escono a riparare? Vediamo un po'. Bah, sarà un attimino... erano in sciopero. Dove andiamo adesso? Ah, io adesso ho i 500 pezzi, ecco, dimenticavo. Questi li voglio posare. Date ragazzi. Motori rossi. 9. Ok, adesso li sta depositando qua. 10. Me ne servono 30. Vabbè, nel prossimo episodio ce la dovremo fare. Posato tutto? Manca ancora 114. Ognuno ne piglia uno purtroppo. Devono fare vari giri. Ovviamente poi adesso ho fermato un attimo la produzione qua, ma qui conviene fare altri robot logistici.
dopo, prossimamente. Manca uno solo. È finito il tempo. Ci hanno attaccato qui sotto addirittura? Novità? Ovviamente qualcuno che mi ha seguito a sto punto, perché da qui non avevano mai attaccato. Vediamo un po'. Sembrerebbe proprio di sì. Anche perché poi qui praticamente non ho difese. Andate pure a sistemare, ragazzi. Eccoli dove stanno, vedete? Bastardi. Ok. Morite, stupidi. Ok, quello probabilmente è qualcuno che ci ha inseguito, perché fino adesso non avevano mai attaccato questa direzione. Ah, abbiamo finito un'altra ricerca. Ah, ecco cosa volevo controllare. Adesso invece di andare lì giù. Quindi mi sa che chiudiamo l'episodio così e andiamo a vedere la ricerca come procede. Fermo. Ci mette una vita a fermarsi sto cosa, è pericolosissimo. 14 motore ancora. Ok, vediamo la ricerca come va. Il materialino qui c'è, il materiale viola c'è. Ah, sono i rossi che scarseggiano. Wow. Wow, perché qui c'ho quelli grigi. Ok. Va bene, quindi tocca sistemare sta cosa. Mi serve, signori, un po' di circuiti verdi. Ok, richiediamoli, grazie. Mi portate? E mi servono delle piastre. Non so se le piastre le ho messe da qualche parte, ma mi sa di no. Quindi, boh. Ok, ne creiamo uno. Arriva. Fatto. Adesso mi servono ruote dentate. Me le portate? Qualcuno me le porta? Eccoli. Che bravi ragazzi. Ok. È di una comodità assurda sta cosa. E adesso mi servono piastre, due piastre, ok. Queste mi sa che non le sto caricando da nessuna parte le piastre. A posto, velocissimo, dov'è? L'ho perso. Vediamo come va adesso. Già questo dovrebbe far andare di molto più veloce produzione. Che c'avevo addirittura quelle base, non me ne sono proprio accorto. Da un bel po' di episodi. Comunque adesso vedete, già stanno lavorando tutto a regime. Già va molto meglio. Va molto meglio. Qui 10. Mazza, l'abbiamo usate tutte, eh? Tutta quella fatica. Guardate qui quanta roba. Questo potremmo prenderlo e metterlo nelle casse di là. Facciamo così. Fosiamo queste. Così. E così. Ok. Che cosa ho preso qua che non serve, no? Addirittura uno di questi. Beh, leviamo qualche tubo, perché non credo ci servano tutti questi. Vabbè, chiudiamo l'episodio. Vediamo se i motori ci sono, così vediamo l'esoscheletro. Sono curioso di questo esoscheletro. Siamo arrivati? 21 motori, ce ne vogliono 30, eh? Vabbè, lo vediamo all'inizio del prossimo episodio. Vi ringrazio, ragazzi, come sempre, dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.